è soltanto, diciamo, un autorevole rappresentante dello Stato all'Aquila, ma anche un, di fatto un cittadino che vive la, la realtà di questo posto, pur non essendoci nato. Che futuro vede nel, per l'Aquila del, dei prossimi anni, a medio e a lungo termine? Ma, dunque sì, in effetti io vivo qua, effettivamente è così, tutti sanno che effettivamente sono un forestiero in questa città, quindi credo una necessità fondamentale vivere qua per capire che cosa succede all'Aquila. Non è stato così semplice all'inizio, insomma, no? Però insomma, voglio dire, il lavoro è questo e secondo me va svolto in, in questo modo. Le prospettive della città, non può essere un funzionario di beni culturali che stabilisce che cosa farà da grande l'Aquila e tutto il suo territorio, insomma. Peraltro sono temi che toccano altre, come dire, proprio, soprattutto le capitali europee oggi. L'Aquila nella sfortunata circostanza si trova in qualche modo a seguire il passo di altre realtà anche internazionali. Io dovessi essere pessimista, dico che il percorso è molto complicato naturalmente, ma perché non c'è paragone nel nostro paese dal punto di vista della storia dei terremoti, no? Adesso vado a dire cose sin troppo scontate, ma che è bene talvolta ricordare, che è una città di media grandezza, un'intera città e una vasta area che la circonda, che è un capoluogo di regione, quindi, come dire, è un terremoto, come tutti sappiamo, differente dai precedenti recenti e anche disgraziatamente da quelli venuti dopo. Forse con un patrimonio culturale sovradimensionato per le dimensioni della città, fortunatamente per le... Ecco, lei mi dà l'imbeccata, perché se dovessi disegnare il futuro di una città, io non sono un urbanista, non sono un economista, non sono sociologo, ma così mi permetto di osservare, e peraltro il dato emerge anche da qualche statistica, da qualche intervista, che effettivamente il tema dei beni culturali potrebbe diventare davvero un valore, non solo legato, come dire, al futuro delle imprese che si occupano di restauro dei beni culturali. Io ho sentito parlare naturalmente in forme anche molto sofisticate di flussi turistici di vocazione legata alla, all'università, agli studi evoluti, e sono tutti argomenti molto importanti, e io credo che però sia necessario proprio trovare una chiave di interpretazione della città. Io più mi guardo intorno, e lo dice davvero una persona che non conosceva l'Aquila, se non da turista, io credo non tanto per deformazione che davvero questo tema dei beni culturali diventi proprio, possa diventare la chiave per trovare un futuro, per ritrovarsi forse, perché ieri ho capito, e torno al concerto e all'auditorium, che probabilmente queste iniziative di altissimo livello possono davvero, come dire, dare un'accelerazione, quasi fosse una sorta di gong un po' per tutti, no? È come se fosse oggi, ed è chiaro che è così, è una città, come dire, soffocata da questa tragedia, no? E però c'è bisogno di aria. E io trovo che l'aria possa proprio venire da lì, diciamo, sì, possa venire dalla percezione formidabile di quanto un bene culturale, se restituito proprio in termini di bellezza per tutti, a disposizione possa davvero imprimere un'accelerazione. Mi rendo conto che detto così può sembrare oggi un pensiero astratto, perché ci sono prima i tetti da riparare, ci sono i muri da riparare, però è un valore che può moltiplicare altri valori. Beh, e quindi si corre il rischio che ristrutturando le case, ma non tutto quello che c'è intorno, oltre alla mancanza di opportunità, sia, poi alla fine possa diventare un investimento a fondo perduto, quindi insomma... Sì, è un tema classico nel nostro paese, devo dire, no? Il valore dei beni culturali,
Ma io parlo di un altro valore, che è quello forse immateriale, che probabilmente rimane nelle teste, nelle intelligenze delle persone. A me pare di capire che qui ci sia questo tratto intelligente, cioè questa capacità di comprendere quel valore, quel bisogno. Quando ho capito, parlando perché non ho difficoltà ovviamente a ricordarlo, quando ho capito che stava per nascere una polemica cittadina sulla cosiddetta deportazione delle opere d'arte, no? Cioè questa volontà di far conoscere il patrimonio, devo dire che soprattutto la soprintendenza ai beni storico-artistici ha promosso delle lodevoli iniziative che hanno consentito davvero, tramite una serie di mostre nel territorio, di far conoscere l'esistenza della qualità di questo patrimonio. Beh, io ho capito a un certo punto, anche grazie alla polemica, perché ripeto può essere una proposta intelligente, che oggi è arrivato il tempo di lavorare in città e per la città anche da questo punto di vista. Io credo che se saremo capaci di accompagnare il percorso della cosiddetta ricostruzione, che per noi è restauro, noi dell'amministrazione dei beni culturali, per la parte che ci compete, per il segmento con cui lavoriamo, beh, io penso che se teniamo insieme il doppio registro probabilmente potremo anche dare dei segnali positivi a questo territorio. Benissimo, grazie. Grazie a voi.